Nell'atrio vuoto di una stazione si era appoggiato un viaggiatore. Aspettava l'una per partire, con lo zaino in spalla e poche lire. Aveva gli occhi sui binari e con la testa tra le mani si immaginava il Sol Levante un luogo ameno e sorprendente. E lo osservava un vagabondo, anche lui in partenza, ma per il tramonto, con la sua vita dentro un sacco e poche sigarette nel suo pacco. Senza treno per viaggiare, senza letto per dormire, senza l'arte di nessuno per fare a botte col futuro. Era arrivato anche un soldato, dall'aria stanca e preoccupato, che di esplorare l'altro mondo non si sentiva in quel momento. E lo notò il vagabondo che nella testa girava il mondo e cercò di dirgli con gli occhi stanchi che si muore meglio con pochi rimpianti. Quel soldato lo capì e con la testa fece di sì, perché ancor prima di partire si immaginava di tornare. Poi si rivolsero al viaggiatore, che si avvicinò e portò da bere. Facciamo un brindisi ai nostri viaggi, di stenti, paure e di buoni presagi. Finalmente si rilassarono e per un momento non si sentirono come si sente un condannato prima d'essere impiccato. E lì sorvegliava la stazione con il suo sguardo di speranza e con il suo odore di partenza. Offrì le mura per riposare e spedì una preghiera per farli tornare.